partiamo subito con l'introduzione e poi ho provato a diciamo strutturarlo sotto tre piani, no? Quello della ricerca. Quindi io ho bisogno di raccogliere dati, ho bisogno di raccogliere informazioni perché ho un tema specifico di cui mi interesso, di cui sto facendo un dottorato, di cui sto facendo una ricerca particolare, sto scrivendo un libro. Il secondo poi è quando ho raccolto questi dati, no? Devo analizzare, devo capirli, devo farne una sintesi e quindi anche qui ci sono degli strumenti che permettono di provare a fare un'analisi, diciamo, fuori da quello che è il solito, anche se comunque sono molto complessi, lo vedremo. E poi quello poi nel momento in cui hai una sintesi, hai fatto l'analisi, sei arrivato a delle conclusioni, magari hai dimostrato la tua tesi, a quel punto hai bisogno di divulgarla questa tesi e di diciamo far sì che questa diventi pubblica e farla arrivare a più persone possibili, ovviamente. Il secondo giorno, domani, parleremo e giocheremo, tra virgolette, con questo strumento che si chiama StoryMap, che sono entrambi, il secondo e il terzo giorno, due strumenti open source. Per chi non conoscesse questo termine, open source significa che sono liberamente accessibili e liberamente utilizzabili. E quindi proveremo a giocare con questi due tool per capire un attimo come si fa, tramite quello che spiegheremo oggi, a costruire diciamo, dei metodi per divulgare le proprie analisi, le proprie studi, le proprie ricerche, in maniera un po' più coinvolgente, specialmente per quanto riguarda l'ambito digitale. Ovviamente questo non significa che bisogna non fare convegni, non bisogna scrivere libri, non bisogna fare pubblicazioni di fascia A, per esempio, no? Anzi, questi sono strumenti a corredo di tutto quello che già c'è. Che questo spero sia chiaro sin dall'inizio. Non è assolutamente un modo per sostituire quello che già c'è, ma è un modo per integrare quello che c'è e integrarlo soprattutto nel mondo digitale, nel mondo moderno, diciamo. E mi accingo a iniziare, quindi. Allora, partiamo subito con l'introduzione, no? Abbiamo avuto questo incontro, io e Roberto siamo due persone che potenzialmente distanti in termini di competenze, ma che poi in realtà abbiamo visto neanche così tanto perché lui è umanista, io informatico, a me piace tutto ciò che riguarda l'umanesimo, a lui interessa tantissimo tutto ciò che riguarda l'informatica. A questo punto uno si potrebbe chiedere: ma sono due mondi inconciliabili? Sono davvero due mondi inconciliabili? Beh, in realtà non è così, assolutamente no, ma purtroppo è un po' da tutte le parti, entrambe, ambo le parti, spesso ci sono, non si riescono a trovare punti di incontro, no? Qui abbiamo gli umanisti con gli informatici, con tutte le varie figure che si scontrano, no? Ho provato a fare questa battuta, no, di una crociata tra umanisti e informatici, ma sicuramente dei punti di incontro ci sono stati trovati e sono veramente proficui per entrambi. E quindi, secondo me, non proprio sono inconciliabili questi mondi, anzi, e porto un esempio che moltissimi, penso tutti, conoscono, ed è quello della crociata, tra virgolette, pacifica, che pacifica poi in realtà non fu neanche tanto, quella di Federico II di Svevia con il sultano al-Malik al-Kamil, per cui loro decisero di non combattere sostanzialmente, almeno scontri frontali. Ma di accordarsi perché da una parte Federico II aveva il regno di Sicilia in suo Puglio, il Papa che l'aveva scomunicato, e dall'altra il sultano al-Malik al-Kamil aveva una pletora di fratelli, cugini, cognati e quant'altro e zii che volevano farlo fuori, quindi la migliore, diciamo, il miglior approccio era quello del consenso e quindi ognuno felice per la propria vita, 9 anni di tregua per tutti e nel frattempo proviamo a risolvere i nostri problemi, sostanzialmente. Ed è quello un po' che si potrebbe fare, diciamo così. E quindi da qui, da questi poi, questi principi, nasce nel tempo, è una cosa che nasce già negli anni 90, quella che oggi viene chiamata umanistica digitale. Quello che vedete a destra, ovviamente anche qui in alto vedete, sono dello stesso, ecco qui il termine, sono due codici diversi, ma dello stesso libro. Perché sono entrambi del Liber Floridus, ma di due codici diversi. Uno ha scelto l'anticristo sul Leviatano e l'altro è l'arcangelo Michele che ammazza il drago. E sostanzialmente è un po' per capire quello che potrebbe essere la figura dell'umanista digitale, no? E l'umanistica digitale si può applicare a tantissimi campi. Qui ne ho scelti qualcuno come
la linguistica, la critica letteraria con diverse tecniche, la storia, l'archeologia, le discipline storiche artistiche, le applicazioni collaterali come la biblioteconomia, l'e-learning, eccetera, eccetera, eccetera. Non starò qui a fare l'elenco perché immagino sappiate meglio di me. Ma soprattutto, oltre al principio che immagino sia condiviso, non è solo una questione di innovazione, ma è una questione proprio, a quanto pare, i dati parlano di questione proprio in ambito lavorativo. Quello che vedete è uno studio che ha fatto il Sole 24 Ore nel 2019, in cui si andava ad analizzare due cose: la retribuzione mensile e la percentuale di neolaureati per tutte le lauree. In realtà potete fare il gioco di mettere la vostra laurea specifica e vi consiglio di non farlo con quelle per informatica, ma che permetta comunque di capire a che punto siamo in termini di retribuzione e percentuale di neolaureati. Se vedete, le scienze storiche fino dal 2010 hanno avuto un incremento, per fortuna, della retribuzione, mentre le metodologie informatiche per le discipline umanistiche hanno avuto un andar ripieni, ovviamente perché sono partite molto in ritardo, ma hanno un trend adesso veramente crescente. E lo stesso vale per la percentuale di neolaureati che lavorano, purtroppo per gli storici, per chi fa scienze storiche, ai loro, purtroppo. Perché, come vedete, il trend qui è discendente, mentre per i neolaureati delle metodologie informatiche applicate alle discipline umanistiche siamo intorno al 100%, cioè chi viene fuori da queste lauree ha quasi il 100% di possibilità di trovare un lavoro appena fuori dalla laurea, e non è qualcosa di banale. Quindi passiamo quindi alla ricerca di fonti e dati online. Allora, qui, anche qui si potrebbe parlare per anni, diciamo, della questione. Quello che voglio fare invece è darvi dei piccoli strumenti, che piccoli poi in realtà non sono, ma sono potentissimi se usati in maniera intelligente, che vi permettano poi magari di avere almeno un primo sblocco, e questo ci sbloccherà anche magari per domani, lo sblocco per poter poi raccogliere il maggior numero di fonti possibili. Ora, no, noi siamo su Google. Ora, la regola numero uno, secondo me, per chi vuole raccogliere informazioni online è: lascia che Google diventi il tuo migliore amico. Perché? Perché, come potete ben immaginare, Google raccoglie forse tutto ciò che c'è su internet. Google ce l'ha nei suoi database. Quindi, qualsiasi cosa esista su internet, se c'è, Google te la tira fuori. L'importante è saperla cercare. E Google ti permette, a diversi strumenti, non sono solo questi tre che vi mostro adesso, ce ne sono tantissimi altri, ti permette di estrarre informazioni in maniera gratuita, naturalmente con limiti, in maniera gratuita, le informazioni del proprio database. Ora, io ve ne mostrerò tre velocissimamente, che sono Google Immagini, Google La Ricerca, quella classica, e poi Google Libri. Allora, partiamo con Google, la ricerca classica di Google, no? Allora, Google permette, nella propria barra della ricerca, e questo immagino molti di voi lo sappiano, rifinirla a seconda di quello che cercate, attraverso quella che poi viene chiamata anche un po', non è proprio così, ma per capirci, la logica booleana. Quindi mettere: io voglio che questa cosa venga fuori insieme a quest'altra, oppure mi basta che ce ne sia una delle due, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure voglio che questa cosa invece non debba apparire. Oppure voglio che tu debba fare questa ricerca solo in questo specifico ambito, eccetera, eccetera, eccetera. Questi piccoli suggerimenti, secondo me, sono molto importanti, perché poi tutto il resto di internet si ispira a Google, e tutti i database, tutti i repository di dati si ispirano a questo tipo di ricerca, e quindi voi potete riutilizzarli anche da altre parti. L'idea è quella, no, di dire: se io voglio cercare Cavaliere di Salerno, la frase Cavaliere di Salerno, a questo punto io sono costretto, per istruire Google, devo dirgli: guarda, io voglio solo la frase Cavaliere di Salerno deve essere compresa, il resto va bene qualsiasi altra cosa. Allora io devo mettere gli apici, in realtà sono le virgolette, non gli apici, sono le virgolette. Poi c'è: voglio per esempio che nelle mie pagine di risultato debba venire fuori la parola Cavaliere o la parola Cavalieri. E quindi utilizzo la parola OR in maiuscolo. Questa è un'istruzione per Google per dire: ok, io cerco Cavaliere o Cavalieri. Poi, per esempio, io cerco i Cavalieri di Napoli e non voglio che mi vengano fuori quelli di Salerno. Quindi cercherò Cavalieri Napoli meno Salerno.
che permette quindi di escludere dei risultati. Poi per esempio voglio cercare solo all'interno di un sito. Voi immaginate, no, che voi andate su un sito, c'è cioè, no, il tasto cerca, e dal cerca voi potete cercare. Beh, Google lo fa per voi senza neanche entrare nel sito. Voi dite a Google: Google, io voglio cercare su l'archivio della BNF, della Bibliothèque Nationale Française, questo manoscritto. Gli dico site, due punti, l'indirizzo del sito e la mia chiave di ricerca. E Google per noi fa la ricerca all'interno del sito, tutto in maniera gratuita. Ce ne sono altri, per esempio ho bisogno di cercare solo i PDF. Posso dire a Google: Google, io voglio tutti i PDF che dentro hanno la parola Lodi. Quindi gli dico: Google, file type, due punti, PDF, e Google mi cercherà Lodi, i PDF con Lodi. Un'altra cosa molto potente è quella dell'asterisco, quindi ricerca con si chiama. L'asterisco è molto potente perché significa tutti i caratteri possibili dopo quello che ho scritto. Quindi se io cerco il manoscritto codice Fancé 91, non so, non mi ricordo più se è 91, 92 o 901, io dico Fancé 9, metto l'asterisco e Google mi cerca tutti i manoscritti che contengono 9 e una cifra successiva. Quindi potrebbe essere 91, 901, 9001, 90001, eccetera, 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 eccetera. Tutto il range che comprende. E infine poi naturalmente c'è quello che è l'autocompletamento, ma questo è meno potente perché questo è sui suggerimenti di Google, no? Che tutti quanti conosciamo. Se io scrivo Cavaliere Med, lui capisce già che sto cercando Cavaliere Medievale, perché Google è anche istruito sotto questo punto di vista. Ovviamente la ricerca di Google non si ferma solo alle chiavi di ricerca, ma se voi andate in ricerca avanzata, sono tante altre piccole cose che vi consiglio di guardare che sono molto potenti e che permettono di fare ricerche veramente interessanti. Passiamo poi invece a Google Immagini. Google Immagini è il contrario. Per esempio, io sto cercando qualcosa con delle parole e invece ho un'immagine, no? Se voglio cercarla tramite parole, cioè ho bisogno di, che ne so, di un cavaliere, cerco cavaliere e mi tira fuori tutte le immagini di cavalieri che si trova di fronte. Ma una cosa veramente potente di Google Immagini è che noi possiamo caricare un'immagine. Cioè Google dice: dammi tu un'immagine, io ti dico io cos'è. Se tu mi dai l'immagine, ti dico io cos'è. Allora tu cosa fai? La carichi o tramite URL, quindi tramite un indirizzo di un'immagine, o la carichi proprio dal tuo computer. Google cerca e poi ti dice: io avevo un'immagine che si chiama cavaliere.jpg, che era quella che avete visto prima, no? L'ho messa su Google Immagini e lui mi dice: guarda che questo cavaliere sta aprendo la Basilica della Santissima Annunziata, che è una cosa impressionante ovviamente, ma che sicuramente è potentissimo per qualcuno che sta cercando un'immagine e non sa cosa si trova di fronte. Ma Google ti permette, ti dice anche lui, dice: ma dove c'è il gusto? Sicuramente, però magari il gusto è nell'analisi più che nella ricerca a questo punto, ma anche nella ricerca, perché alla fine è la soddisfazione di sapere subito qual è il dato, che poi naturalmente il dato va controllato, non vuol dire che Google ha sempre ragione, anzi, il dato va sempre controllato, mi raccomando. Cioè, amico di Google, ma non troppo amico. Cioè, non fidiamoci completamente, è sempre una macchina, non è una persona, Stiamo molto attenti, questa è una cosa che voglio sottolinearlo più di una volta. Anche su questo, naturalmente, c'è da sbizzarrirsi, potete andare a vedere la ricerca di immagine avanzata e anche lì ci sono un sacco di possibilità per chi volesse sbizzarrirsi in tutti i modi possibili. A questo punto, Google Books avete appena visto prima, no? Google Books è una biblioteca infinita a vostra disposizione, naturalmente con tutti i limiti dei libri moderni che purtroppo non sono messi a disposizione, ma per esempio i libri che vanno, non mi ricordo più gli anni della legge del diritto d'autore, ma siamo intorno agli oltre 80 anni, prima degli 80 anni sono liberamente accessibili e ci sono biblioteche che li hanno messi online, specialmente quelle americane, devo dire, che permettono in maniera gratuita di ricercare tramite chiavi di ricerca. E questo, ve ne so, parlo di, se avete bisogno di una fonte, che non so, di una cronaca, sapete che in una cronaca c'è una frase, la potete cercare in maniera esatta e ritrovarla facilmente in pochi secondi, che non è una cosa banale, è una cosa molto molto potente, e immagino voi lo capiate da voi. E anche qui c'è da sbizzarrirsi come volete. Come dicevo, ci sono tantissime alternative, no? Cioè, sono tantissime alternative a Google. Google non è l'unico che mette a disposizione database infiniti. Io qua ho fatto una lista lunga, mi piacerebbe davvero poter andare in ciascuno di questi per farvi capire quante cose ci sono. Però, per adesso, magari alla fine del seminario vi lascerò anche un po' di materiale, per esempio questa lista tranquillamente ve la posso lasciare
ma immagino che il grosso di voi più o meno conosca tutto. Vi faccio notare solamente che c'è, per esempio, questo Internet Archive, oltre ad avere immagini, foto, audio, anche un tool interessantissimo che si chiama Wayback Machine, che vi permette di guardare i siti web che oggi non ci sono più. Cioè, se voi avete bisogno di un sito web che oggi non è più raggiungibile, andate a cercare su questo strumento e lui il sito web ve lo fa rivedere, perché c'era un robottino che andava in giro dagli anni 90, andava su tutti i siti che riusciva a trovare, li scaricava, si metteva da parte. Capite quante cose si possono scoprire, immagino. Allora, uno potrebbe dire, vabbè, ma tanto, tu sei informatico, ma che ne sai, tu non ne sai niente di ste cose. Va bene, non ne so niente, potrei dirvi. Però a questo punto vi faccio un altro esempio, e questo però cerco di andare veloce, per cui è possibile persino correggere il British Museum. Ora, è notizia di pochi giorni fa, e qui devo ringraziare la mia ragazza per avermela inviata, che il British Museum è online, ha messo 1,9 milioni, quindi 2 milioni di immagini dei propri repository, dei propri beni online con le schede. Quindi potete sbizzarrirvi in maniera incredibile. Io poi, che a me sono, come vi dicevo, amante della mia terra e di tutto ciò che gira intorno, ho detto, vabbè, andiamo a cercare. Ho cercato la provincia di Foggia, e ho cercato la provincia di Foggia, e sono venuti fuori 487 oggetti, come potete vedere qui. Di questi 487 oggetti è venuto fuori uno veramente, veramente, veramente interessante. Ed è un sigillo. Allora, questo sigillo è veramente una scoperta, se fosse davvero così, una scoperta molto interessante, perché dice, è uno sigillo del XIII secolo, della città, del Secretus, della città di Rodi, nella contea di Monte Sant'Angelo, e che poi quindi fa parte della città di Rodi Garganico. Bene, noi che siamo appassionati di storia abbiamo detto, mamma mia, cosa c'è nel British Museum? Poi però uno pensa, e va indietro e pensa, allora, il sigillo, immagino gli esperti vedano già che non sembra del XIII secolo, no? E sembra un po' più avanti nel tempo, anche se potrebbe, no? Ma non sto qui a fare, sicuramente siete molto più bravi di me su questo. Poi uno dice, ma Rodi Garganico, ma c'era la contea di Monte Sant'Angelo? Sì, quindi magari poteva esserci. Allora uno che fa, e questo devo dire grazie al mio amico, carissimo amico Walter Di Pierro, lui ovviamente ha detto, vabbè, fammi cercare Comicia de Mote su Google Books. E su Google Books è venuto fuori qualcosa, ed è un libro dell'Ottocento in cui è venuto fuori che a quanto pare non sembra di Rodi Garganico e non sembra purtroppo nemmeno del XIII secolo. Per chi capisce il tedesco ovviamente sarà molto chiaro, io proverò a fare un sunto. Sostanzialmente alla fine quello che viene fuori è che Rodi era una città del nord della Germania, la contea era di Berg, che allo stesso si chiamava Ducatus Montensis anche all'epoca, e ovviamente entrambi nella Renania settentrionale, e che quindi alla fine, purtroppo, perché alla fine su 1 milione, no, su 2 milioni di schede è normalissimo che ci siano dei problemi, anzi è quasi matematico che qualcosa sfugga, ma che comunque, e questa è anche la bellezza del fatto del British Museum, mette a disposizione i feedback, e quindi si può contattare il British Museum e si può dire, guardate che secondo noi c'è questo errore per questi motivi. Quindi è un meccanismo che si autogenera e si autocorregge, badate bene, è molto interessante questa cosa. Ora passiamo a un altro argomento, piuttosto anche questo delicato, che è quello dei big data. Ora, anche qui, no, big data sono quelle chiavi, no, che uno sente e dice big data, storytelling, non lo so, poi nel mio ambito blockchain, machine learning, tutti questi termini che sembrano molto fumosi, che in realtà poi nascondono degli infinite applicazioni, ma nel nostro caso no, la mia idea era quella di darvi giusto qualche spunto, perché purtroppo non possiamo andare nel dettaglio, darvi qualche spunto su quello che c'è di digitale online e di come poter quindi capire qual è poi la qualità che abbiamo attualmente e di come poi magari orientare le proprie ricerche per la ricerca di accumulo dati, no? Allora,
Prima di tutto partiamo con quelli che sono manoscritti digitalizzati. Allora, questo è un problema annoso, ci sono miliardi e miliardi, fiumi di libri e pubblicazioni su ciò che andrebbe e non andrebbe fatto, come, da chi, quando e come. Non starò certo io qui a fare un sunto perché perderemmo mesi, ma quello che ho provato a fare è prendere uno dei più grossi repository che raccoglie tutte gli enti, le biblioteche in generale, che mettono a disposizione, qui manca l'Australia, però c'è anche qualche biblioteca australiana che mette a disposizione i propri manoscritti, ed è ovviamente liberamente accessibile. Quindi io entro in questo repository, c'è la lista di tutte le biblioteche, e poi entro nel sito della biblioteca, la biblioteca mi offre tutti i suoi manoscritti digitali e io posso cercarli, magari con i metodi che abbiamo visto prima. Ora, uno dirà: ah, quanti bei puntini, quanti bei marker che vedo sulla mappa. Ma l'Italia come siamo messi? L'Italia non è messa benissimo, devo dire, purtroppo. E nonostante l'Italia penso abbia il patrimonio più grande, forse, del mondo, non vorrei esagerare, ma del mondo in termini di manoscritti digitali, in termini di manoscritti in generale, l'Italia purtroppo è a questo stato, purtroppo. E tra l'altro, Bari, che vedete qui, ho avuto il piacere di inserirlo io, perché anche loro permettono di fare segnalazioni e potete tranquillamente fare una segnalazione, se conoscete, qui vi invito a farlo, fare una segnalazione per dire: guardate che esiste questa biblioteca, perché sicuramente ce ne sono altre, questo è parziale come lista, e quindi potete segnalare e riempire per chiunque poi voglia guardare i nostri manoscritti, ammirarli, studiarli, eccetera eccetera eccetera. Un esempio virtuosissimo, devo dire, è un progetto che fu fatto quasi una decina di anni fa dalla Bibliothèque Nationale Française, che si chiama Mandragore. Ora, Mandragore, la grafica, come potete vedere, non è aggiornatissima, ma tant'è, permette di fare delle ricerche, no? Ed è collegato a tutti i manoscritti della Bibliothèque Nationale Française. La cosa veramente interessante, però, perché ci sono miliardi di siti che lo permettono, miliardi di biblioteche che lo fanno, è il fatto che loro sono messi lì in tutti i manoscritti che hanno, per ogni singola pagina, per ogni singola iconografia, hanno descritto cosa c'è nell'iconografia. Quindi hanno messo a disposizione l'indice per ciascuna immagine, cosa è raffigurato. E quindi io posso cercare, che ne so, io, siccome abbiamo visto mi piacciono i cavalieri e mi piace il XIII secolo, io cerco cavaliere XIII secolo e mi poppa fuori un'infinità di manoscritti, perché ovviamente i cavalieri nel Medioevo, potete immaginare che ce ne sono tantissimi di manoscritti. Quindi io me ne scelgo uno a caso, lui me lo fa vedere, e poi ecco qua, ho la pagina. Ora, essendo stato fatto purtroppo molto tempo fa, non avevano, immagino, la capacità in termini tecnici di mettere le immagini ad alta definizione. Come potete vedere qui, io, ok, c'è un cavaliere, capisco che lì ce ne sono diversi, ma non ho il dettaglio, io ho bisogno del dettaglio. E hanno pensato anche a questo. C'è un altro progetto che immagino tutti conosceranno, che si chiama Gallica, per cui io individuo, so che qui ci sono dei cavalieri, so che qui c'è il codice del manoscritto con anche il folio, quindi 345, io apro Gallica, cerco il manoscritto, viene fuori, ed eccolo qua. Vado al mio folio e ho finalmente l'immagine in alta definizione. Immagine in alta definizione che, attenzione, il riuso delle immagini sono protette da diritto d'autore, attenzione a come le riusate, ma almeno se per fini di studio avete bisogno di trovare un'iconografia, almeno su quelli della Biblioteca Nazionale Francese avete tutto lo spazio di cui avete bisogno. Un altro bellissimo esempio, e questo è veramente veramente interessante, che vorrei sponsorizzare il più possibile, è monasterium.net, e anche qui immagino molti di voi lo conoscano, che è sostanzialmente un archivio di documenti di tutta Europa, di un sacco di archivi e fondi e collezioni, e siamo intorno ai 1976 fondi, potete immaginare, e mette a disposizione gratuitamente l'accesso con indici, estrazione di informazioni, possibilità di contribuire, creazione di archivi personali, eccetera eccetera eccetera. Questo ve lo consiglio di andarlo a visitare. Per esempio, torniamo poi al discorso dell'Italia. L'Italia, in questo progetto così ambizioso, cioè di mettere insieme gli archivi d'Europa in un solo portale, a che punto è? L'Italia su 1976 fondi ne ha solo 15.
anche qui, purtroppo, nonostante ci sia quello l'archivio di Firenze parziale, l'archivio di Stato di Firenze parziale, anche quello, che sono enormi e infiniti, comunque sono solo 15. L'Italia, sapete meglio di me, che ne ha molti di più di 15. Che sarebbe interessante magari integrare con tutta Europa, perché si trovano cose che inimmaginabili, davvero inimmaginabili. Per invece i più tecnici, quelli a cui piace smanettare, gli smanettoni, i famosi smanettoni, esiste anche qualcos'altro, quelle famose chiamate REST API, no? Sono delle interfacce che permettono di automatizzare le richieste. Quindi io mi faccio il mio programmino, gli dico scaricami questo tipo di informazione e lui in maniera automatica lo fa. E questo è messo a disposizione dal progetto Regesta Imperi. E questo è un progetto che prende vita, quello cartaceo, se non sbaglio, alla fine dell'Ottocento, all'inizio della metà dell'Ottocento, con il professor Bomer, e che adesso è online, e quindi che comprende tutti i gesti degli imperatori del Sacro Romano Impero, più i papi, più tantissime altre cose. E quindi in formato CEI, che è un formato che si chiama, se non sbaglio, Charters Encoding Initiative, vi permette di avere in maniera strutturata, in maniera poi, se volete, automatizzata, la ricerca su questo tipo di dati. A questo punto, dopo un po' di introduzione di cose, io vorrei anche buttare lì sul tavolo l'idea, no, della cultura open source. Il problema che abbiamo, probabilmente non solo in Italia, ma anche all'estero, per esempio sentivo che in Francia sono abbastanza chiusi, nel senso che non piace collaborare più di tanto con il resto d'Europa, per esempio, ma l'idea di avere una cultura che sia aperta a tutti, è accessibile a tutti, sicuramente ha tantissimi vantaggi e a mio avviso sono più vantaggi che gli svantaggi. Ma proviamo a capire, insomma, quali possano essere questi vantaggi. Il primo, che immagino tutti capiscano, è che facilita lo studio e la consultazione. È normale che se io ho un manoscritto che sta a Treviri in Germania, un altro che sta a Boston, io dovrei andare a Boston e poi a Treviri per consultare due manoscritti. Se questi sono online, io in 2 secondi li ho consultati, ovviamente, sempre con la questione che se io devo analizzare i pigmenti del manoscritto devo andarci a Boston, però se mi serve solo leggerlo o fare un'edizione, anche lì forse per edizione, ma se devo fare un'edizione mi basterebbe un'alta definizione, immagino. Ma pensate anche, per esempio, e qui spezziamo la lancia a loro favore per coloro che sono per esempio disabili, come possono loro accedere alla cultura se non in questo modo? E quindi eccetera 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 sotto questo ambito. In più consente, è una cosa molto importante secondo me, una conservazione alternativa, cioè nel caso, e qui torno di nuovo sui manoscritti, ma può essere un'epigrafe, può essere una statua, può essere qualsiasi cosa, può essere necessario avere quello che chiamano copie di backup, a seconda poi del reperto, del bene, quello, qualunque cosa sia, del patrimonio. Avere una copia di backup è sempre, sempre, sempre molto importante, perché purtroppo la storia ci insegna, e ci ha insegnato purtroppo a Napoli, lo sanno benissimo, che purtroppo la storia non è stata così, non è stata gradita da alcune persone. Qui faccio riferimento al rogo del 45, se non ricordo male, del registro della cancelleria Angioina, in cui tra le altre cose c'era il registro 43. Del secondo del 39-40, che è andato perduto, ma fortunatamente fu messo in microfilm dall'Istituto Storico Germanico di Roma, se non sbaglio, e per fortuna abbiamo ancora la possibilità di guardarlo. Quindi potete immaginare l'importanza di avere delle copie di backup. Infine, poi permette una rapida comunicazione. Neanche infine, scusate. Poi permette una rapida comunicazione, no? L'esempio più facile è quello di fare copia e incolla. Se io riesco a selezionare un testo, lo copio e lo incollo, fatto. Se invece io ho un libro, lo devo leggere, lo devo capire, diventa, non è banale. Se c'è qualcuno che ha fatto questo lavoro e l'ha fatto bene, perché questo non debba essere innanzitutto riconosciuto, ma poi perché non debba poter sviluppare ulteriore conoscenza? E infine,
e la cosa, tra le cose più importanti, è quella di abilitare l'integrazione tra fonti e multidisciplinarità. Quindi storici, archivisti, archeologi, chiunque, anche informatici, perché? Perché alla fine perché escluderci, no? Anche gli informatici, tutti potrebbero lavorare su una base di dati comuni e magari con portali dedicati diversi, ma la base di dati è quella integrata, siamo tutti sulla stessa barca. È quella la cosa che crea valore poi alla fine. Ma questo è un discorso molto ampio di cui, diciamo, per adesso glisso. Ci sono i rischi, no? Ci sono molti rischi che sono stati anche qui analizzati nel tempo, ovviamente ci sono anche delle barriere molto forti e quindi ci sono rischi, no, di strumentalizzazioni. È facile che se tutti i manoscritti sono online, chiunque possa prendere un'immagine, dire che sia qualcos'altro e pretendere di aver ragione. Questo è diciamo chiaro. Ancora peggio, ci potrebbe essere qualcuno che con dolo costruisce cose che sono palesemente errate, no? E quindi posso pensare alle fake news, no? Ormai siamo tutti integrati su internet, sapete benissimo come funzionano questi meccanismi. Le pubblicazioni potrebbero abbassare il loro livello, sicuramente, perché alla fine io ho 6 milioni di manoscritti, ne prendo 5, dico che me faccio un ragionamento che è più o meno logico, lo metto in fila e poi pubblico. E certo, è un rischio, sicuramente. Il diritto d'autore, che dicevamo prima, il diritto d'autore è un problema in termini molto grandi, perché se io sono uno storico e il mio scritto è online, qualcuno lo prende e non lo cita, insomma, abbiamo un problema di diritto d'autore. E poi sono i diritti di produzione per gli archivi, le biblioteche, i musei e tutto quello che gira intorno, anche perché gli archivi in qualche modo ci devono sostenere, soprattutto gli archivi piccoli. E se nemmeno i diritti di produzione gli vengono riconosciuti, già gli archivi vivono, diciamo, voglio usare termini fortissimi, ma già hanno i loro problemi e poi non vengono neanche finanziati, insomma, sapete benissimo che potrebbero esserci problemi grandissimi. E tantissimo altro. Ora dice, vabbè, queste sono cose note, le conoscono tutti, ora è facile è facile fare, no, la pars destruens, ma la cosa difficile è fare la pars construens, no, costruire, poi a partire da quello che uno distrugge. Qualcosa si può pensare. Qualcosa si può pensare. C'è già qualcosa in campo, no? C'è una comunità scientifica che lavora, che si impegna, che produce cultura, valore e qualsiasi altra cosa. Certo che c'è. C'è in campo i progetti di qualsiasi tipista, di fascia alta, ha un processo di peer reviewing, no? C'è comunque dei pari che ti fanno la review di quello che scrivi, quindi non c'è il rischio. Ovviamente il rischio c'è, ma è come su Facebook, cioè su Facebook gira di tutto, però sulle riviste importanti non dovrebbero finire cose che non sono state riviste da dei pari, ovviamente. E con gli strumenti, con i nuovi strumenti, è anche più facile per chi fa peer review falsificare, e qui mi riferisco al filosofo Popper, le teorie, no? È molto più facile se io ho uno strumento che mi permette in 2 secondi di capire se quella citazione è corretta o no. Capite, no? E non basta, però, non basta avere quella che non basta avere una comunità scientifica forte, non basta avere un peer reviewing forte, non basta avere solo pubblicazioni di qualità. No, purtroppo bisogna andare oltre. Bisogna avere quello che io provo a definire attivismo sociale e social persino, per chi volesse, per chi avesse voglia. E qui bisogna armarsi di pazienza più che di competenza, ma è un attivismo vero, un attivismo sociale. Bisogna comunicare con le persone, bisogna, non dico attirarle, ma bisogna coinvolgerle, non bisogna essere chiusi nei propri ambiti. E soprattutto, e qui chiudo almeno su questo, bisogna passare da un paradigma che sia di quello di autorità, e qui purtroppo faccio un esempio banale, ma che in realtà secondo me è abbastanza calzante, nonostante io lo stimi. Il professor Burioni usa autorità, non usa autorevolezza, cioè lui impone quello che dice, la differenza tra autorità e autorevolezza è il fatto che l'autorevolezza ti viene riconosciuta, l'autorità la imponi, e l'imposizione, come ben sappiamo, per fortuna viviamo in un mondo in cui l'imposizione non è ben gradita. E quindi è difficile poi comunicare con imposizioni, capite bene. Per esempio, l'autorevolezza potrebbe essere quella di
con tutti i limiti del caso, potrebbe essere quella di Alberto Angela, Piero Angela, che sono comunicatori, tutti riconoscono che hanno comunicato bene, sebbene non abbiano dato contributi scientifici alla ricerca, no? Poi naturalmente nessuno è tuttologo, nessuno può fare di tutto, ma se ciascuno con le proprie competenze in un sistema integrato riesca a fornire un sistema, perché è il sistema che è importante, alla fine la cultura può emergere, la cultura può liberarci, come diceva qualcuno. E adesso passiamo a questo punto dopo aver raccolto tutti questi dati con questi piccoli espedienti, diciamo così, vi voglio proporre uno dei tantissimi metodi che ci sono per l'estrazione di informazioni e interazione di sistemi complessi. Ora vi chiedo un attimo scusa perché ho bisogno di bere un sorso d'acqua. Chiedo scusa di nuovo. Allora, quando io mi trovo di fronte non più 10, 15, 20, mettiamo anche 100 pubblicazioni in bibliografia, ma ne trovo di fronte un milione, capite bene che la mente umana, lo sforzo cognitivo da fare, innanzitutto è enorme, ma anche se qualcuno fosse in grado di farlo, il tempo per analizzare tutte quelle pubblicazioni sarebbe infinito. Ora, se un processo è fatto bene della raccolta dei dati, è validato, è fatto bene e c'è una base solida di analisi, perché alla fine poi ci saranno tra quei milioni quelle centinaia di pubblicazioni, centinaia di fonti che fanno poi il ragionamento che uno vuole andare a descrivere, ci sono anche metodi quelli per autovalidarseli o per scoprire cose che magari non sarebbero mai venute fuori anche con un milione di libri letti in tutta una vita. E qui vi vorrei introdurre a quella che è l'analisi delle reti sociali, o detta anche social network analysis. Ora, ovvero quello che a me piace definire, anzi più che a me, al mio stimatissimo professore Marco Ruffino, per cui nella social network analysis 1 più 1 fa 3. E allora uno dirà, immagino le vostre facce in questo momento più o meno così, e dirà, ma che stai dicendo? Cioè, tu sei informatico, sei matematico e mi dici 1 più 1 fa 3. Allora vi chiedo di seguirmi e poi vedremo se davvero 1 più 1 fa 3 oppure no. Allora, la social network analysis. La social network analysis è una branca, diciamo, della sociologia che nasce in tempi non sospetti, quindi prima dei social network, quindi non ha niente a che fare con i social network moderni. Ha a che fare con le reti sociali, sì, ma le reti sociali della sociologia. E quindi nasce molto prima di internet, molto prima dei computer, ed è tutt'oggi applicata in tantissimi campi, no? Perché le basi sono applicabili davvero in tutti i campi. Non esiste un campo in cui l'analisi dei sociali non può essere applicata. E vi faccio qualche esempio. Allora, voi vedete che qui avete questa che è una rete, no? Che tutti conoscono, ci sono dei nodi, ci sono degli archi che fanno le relazioni tra i nodi. Facciamo l'esempio del coronavirus. Del coronavirus possiamo immaginare che questa rete sia una rete di persone e gli archi sono i contatti di queste persone con i numerini, non so se si vedono, i numeri di contatti che queste persone hanno al giorno. Possiamo calcolare, se abbiamo i dati, possiamo calcolare come si diffonda il virus a seconda di alcune variabili di nodi. Vi faccio un altro esempio con la stessa identica rete. L'esempio dei router. Qualcuno, immagino voi conosciate i router, no? Sono quelle macchinette che avete in casa che vi danno la connessione, no? Questi strumentini sono tra di loro collegati, no? Sono collegati tramite dei cavi o tramite reti wireless, quindi senza cavi, ma diciamo con i cavi. E quindi possiamo immaginare che la rete, i nodi siano i routerini, queste macchinine, e i legami sono i cavi. E su ogni cavo il numerino è la banda, quella che viene chiamata banda, cioè quanta informazione riesce a passare contemporaneamente in questo cavo. Ora, in questa rete possiamo calcolare quanto tempo e quanto ci mette un pacchetto, cioè quindi l'informazione digitale, a passare da un nodo all'altro. O per esempio possiamo capire se la rete dei nostri router è resiliente, cioè se io tolgo un router da questa rete
mi crolla la connessione di qualche area del mondo? Si può calcolare, si può capire. Per capire quali sono i punti deboli delle reti, no? Si può fare per il social networking. Io sono su Facebook, questa è la mia rete di amici. Il numero che vedete sull'arco è... I due persone sono i nodi. Quello che vedete nell'arco sono le relazioni. E per esempio il numerino è il numero di messaggi che mi scambio al giorno con una persona. E qui, da qui, posso capire quali sono i miei amici più stretti, o perlomeno con chi comunico maggiormente, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi campi, adesso non voglio andare troppo nel dettaglio, ma capite che dalla stessa rete si possono risolvere problemi infinitamente diversi. Per capire poi i principi che sono la base poi dell'analisi sociale, ci sono tre cose fondamentali da conoscere. In realtà la terza è fondamentale almeno capirla, non dimostrarla, perché sostanzialmente quella è matematica, ma almeno conoscerla. Il primo principio è quello che viene definito il principio dei sei gradi di separazione. Il secondo è power law o legge di potenza, o detta anche legge di Pareto, e la teoria dei grafi. Cos'è questa legge dei sei gradi di separazione? No, voi avete sentito parlare, no, quanto è piccolo il mondo. Allora, a me piace pensare che questa locuzione sia venuta fuori dopo un esperimento che venne fatto dallo psicologo Stanley Milgram, americano se non sbaglio, nel 1967. Lui era statunitense. Chiese a persone a caso, cioè lui andò a chiedere a persone a caso di spedire un pacchetto ad un estraneo che abitava nel Massachusetts, che quindi era a diverse centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Quindi loro sapevano a chi dovevano inviarlo, però non sapevano l'indirizzo preciso. E quindi cosa faceva la gente? Io non so, so a chi devo inviarlo, ma non so l'indirizzo. Io che faccio? Lo invio in una zona più o meno che so che è lì, arriverà sto pacchetto, qualcuno arriverà, lo prende, lo passerà a un'altra persona più vicina e così via, fino a quando questo pacchetto non arriverà al destinatario. Siamo nel 1967, non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'era niente, e nonostante ciò ci sono voluti 5 in media, 5 intermediari per il pacchetto per arrivare a destinazione nel 1967. Ora, col tempo, quindi la regola è tra un attore e un altro in una rete, è emerso che il numero massimo di intermediari tra un nodo e l'altro è 5. Il che vuol dire che se io volessi parlare con Obama in questo momento, almeno se volessi, avessi voluto parlare con Obama, che forse era giovanissimo, non lo so neanche di che anno sia, nemmeno io ci sarei stato perché sono un po' più giovane, ma se io avessi voluto parlare con Obama, avrei dovuto chiamare 5 persone e una persona che avrebbe chiamato un'altra persona che avrebbe chiamato un'altra persona, e in poco tempo avrei potuto parlare con il presidente degli Stati Uniti. Ora, sono passati molti anni dal 1967 e qualcuno, tra cui Microsoft, Twitter e Facebook, hanno fatto dei calcoli, a questa volta utilizzando le informazioni che sono a disposizione online. Quindi Microsoft lo fece nel 2006 con il famoso celeberrimo MSN Messenger. Twitter lo fece con la sua piattaforma, e Facebook, questo non è aggiornatissimo perché vedete, è del 2016 questo studio, ma siamo arrivati, immaginate, a 3,57. Cioè io adesso voglio parlare con Obama, probabilmente io devo chiamare il suo social media manager. Il social media manager chiama la sua segretaria e la segretaria chiama Obama. Finito. Cioè, capite quanto è potente questa cosa? Nonché probabilmente anche, non dico pericolosa, ma da prendere con le pinze? Andiamo avanti. C'è questa legge che è molto complicata, molto complessa, ma di cui c'è questa bella immagine che ho preso online. Ho dimenticato di mettere la citazione, chiedo scusa nel caso un giorno l'autore la vedrà. Per cui questa legge dice che se io metto 100% di sforzo su qualcosa, l'80% del tempo che io ci spendo andrà a finire nel 20% del risultato, e invece il 20% del mio sforzo finirà nell'80% del risultato.
Ora, questo perché? È un lungo ragionamento, vi basti sapere questo e vi aggiungo anche che questa legge vale anche per esempio, il potere e la ricchezza. Cioè l'80%, il 20, scusate, chiedo scusa, il 20% della popolazione mondiale detiene l'80% della ricchezza. Questo immagino sia noto a tutti. E l'80% della popolazione detiene il restante 20%. Perché anche quello è un sistema di rete, è un sistema di un sistema sociale che si può analizzare tranquillamente. Ora, imparare queste tecniche non è assolutamente banale, e sicuramente io proverò a darvi qualche input, ma è impossibile impararlo in un'ora, diciamo. Ma quello che è interessante è... ci sono, per esempio, per chi non ne sapesse proprio niente, ci sono dei siti come questo, che vi consiglio di andare a guardare, che vi accompagnano come se fosse un gioco e vi insegnano le basi. Quindi, per chi proprio non ne sa nulla, entra in questo sito, ci gioca un po' e alla fine realizzerà che molti dei concetti che sono in questo sito, alla fine, erano veramente interessanti. Poi ovviamente c'è chi invece, chi è già a dimestichezza con certi ragionamenti, certi discorsi, consiglio vivamente di andare a vedere questo, che è un libro online, fatto benissimo, è interattivo, fatto in maniera eccezionale, secondo me da uno dei più grandi studiosi di scienza delle reti, che si chiama Albert Laszlo Parabasi. E questo libro ve lo consiglio davvero, perché ci sono tutte, veramente tutto quello di cui avete bisogno nel caso vi venga voglia di approfondire. C'è tutto lì. Allora, però provo a darvi proprio due o tre cose per farvi capire poi la teoria dei grafi, no? Da dove nasce e perché, applicata ovviamente all'analisi di reti sociali. Allora, noi siamo abituati, immagino il grosso di voi è abituato, a fare analisi facendo quello che è il classico metodo, no? Io prendo il mio foglio Excel, metto sulle righe i miei personaggi, le mie persone, e metto sulle colonne tutte le loro proprietà, quindi età, sesso, altezza, reddito, quello che volete, qualsiasi cosa, numerico, stringa, qualsiasi cosa volete. E questo è il classico metodo per cui si assegnano delle proprietà a degli attori. Ma in questo modo gli attori non interagiscono tra loro, cioè gli attori restano attori, non c'è un sistema dietro. Cioè Luigi, so che ha 20 anni, è maschio, è alto 1,80 m e basta. So che Filippo ne ha 15 e poi alla fine la mia analisi è quella di dire in media le persone sono ventenni. In media sono il 50% maschi e il 50% femmine, in media l'altezza media dei maschi è questa, l'altezza dei maschi, queste sono le analisi che si fanno. Ovviamente c'è molto di più. Quando si tratta di sistemi e di reti, in realtà questa analisi resta sempre valida, nessuno dice che debba essere scartata, anzi è molto importante tenerla sott'occhio perché poi aiuta anche nell'analisi. Ma poi c'è tutto un sistema dietro, c'è un sistema di relazioni tra attori. Per esempio, quindi quello che potete vedere è che non ci sono più le proprietà, no? C'è Luigi qui e Luigi qui. E che significa? Significa che Luigi ha una relazione con se stesso. La risposta è no, perché qui per l'algebra booleana, o per esempio comunque per l'algebra booleana, io assumo, perché questa è una mia assunzione, può essere qualsiasi cosa, assumo che lo 0 significa che non c'è comunicazione, non c'è relazione, e 1 assumo che la relazione ci sia. Quindi Filippo con Luigi ha una relazione di qualsiasi tipo, Filippo con se stesso non ce l'ha, Filippo con Marco non ce l'ha, e così via. Qui la vediamo graficamente, no? Cioè Luigi non ha nessuna relazione con se stesso, altrimenti avrebbe avuto una freccia su se stesso. Filippo ha una relazione con Luigi, e quindi, ed è biunivoca, nel senso che anche Filippo ha una relazione con Luigi e anche Luigi ha una relazione con Filippo, cioè è biunivoca sia in questo senso che in quest'altro senso. È lo stesso anche tra Luigi e Marco. Ora, la base di questo ragionamento è che io mi creo una bella matrice che si chiama di uguaglianza, in cui metto gli attori, è una matrice quadrata, quindi che ha lo stesso numero di colonne e lo stesso numero di righe, ovviamente, in cui metto dentro i miei legami. Ok? Cioè non è difficilissimo. Il legame più semplice è tra A e B, quindi un grafo è formato da un nodo e una relazione, quindi un arco, e la relazione è formata dalla matrice di adiacenza AB. Come vi dicevo, c'è la possibilità che i legami non siano sempre biunivoci, no?
è possibile che io riesca a parlare con qualcuno, ma quel qualcuno non vuole rispondermi o non ha interesse a rispondermi, per esempio. E quindi esistono le possibilità di specificarlo e quindi fare in maniera tale che A parli con B, ma non B con A e viceversa. In più, ciascun legame può essere diverso anche solo da dire parlo, non parlo. Certo, ma io vorrei dire parlo quante volte? 5 volte al giorno. E quindi il valore da 1 passa a 5. E 5 può essere, può assumere qualsiasi significato. Può significare io parlo 5 volte, può significare sono passati 5 pacchetti durante da quella trasmissione del router, può significare qualsiasi cosa. Ma che quello che deve rappresentare però è il legame, la relazione tra attori. Questa è la cosa più importante. Adesso proviamo un attimo ad allargare il raggio. Se allarghiamo il raggio, vediamo che questa è una rete un poco più complessa e all'occhio ovviamente inesperto sembrerà difficile capire poi che tipo di relazioni ci sono. Ovviamente voi potete notare per esempio che c'è questo 4 che ha una relazione con 1, 5, 7, 8 e questi 4 purtroppo loro non possono raggiungere 3 perché hanno in mezzo 4, no? E lo stesso per 2, 9 e 10. Non possono comunicare con questo cluster, chiamiamolo così, questo gruppo di attori, perché in mezzo c'è 3. Che 3 e 4 vengono chiamati broker. Cioè hanno un potere nella rete per cui solo tramite loro è possibile passare la comunicazione ad altri gruppi. Questo è un esempio di tantissime analisi che si possono fare, ovviamente. Ora vi propongo due piccoli esempi. Uno è la Betweenness Centrality, che sono misure del potere. Sono delle misure del potere, quindi significa che potere ha un nodo in questa rete. E naturalmente adesso vi spiegherò per i prossimi 40 minuti tutte queste forme. Ovviamente sto scherzando, non mi permetterei mai di spiegarvi tutte queste formule e non credo vi sia anche bisogno perché c'è gente che ci ha già lavorato e è arrivata a delle conclusioni che sono solide, verificate e dimostrate, ma quello che vi interessa sapere è il concetto, no? Il concetto è quello di questo potere, no? Che si esprime in due modi diversi. In realtà ci sono tantissimi modi, eh? Se prendete il libro, quello che potete leggere online, ci sono infiniti modi di definire il potere. Però questi due sono quelli, diciamo, più famosi e più usati, anche nell'analisi storica, e che sono la Betweenness Centrality e la Centrality Degree. Allora, chiamiamole semplicemente Betweenness e grado, generalmente, il degree grado in italiano. La Betweenness è essenzialmente quello che dicevamo prima, no? Chi ha il potere di bloccare le comunicazioni. Quindi io ho il ruolo di connettore degli altri attori, io sono quello per cui sono indispensabile agli altri attori per connettere il resto della rete. E che immaginate è un potere enorme, perché senza di me la rete non comunica con il resto del mondo, è un potere enorme. Mentre il grado è comunque un potere, ma un potere un attimo diverso. Cioè è colui che invece di fare da broker, è colui invece che accumula connessioni e che si rende indipendente. Tornando indietro all'esempio, 4, oltre a fare da broker, è anche indipendente, perché se 7 sparisce, lui è comunque 5, 1 e 8. Se 8 sparisce, lui ha comunque 1 e 5. Quindi lui ha talmente ricco in termini di connessioni che non il perdere l'ennesimo nodo per lui è quasi irrilevante. Per quello la forma di potere è molto importante in questo caso. Le reti ovviamente si possono, tra virgolette, ridurre a degli esempi, no? Da quelli che sono dei classici esempi da scuola, no? Che si fanno nella terza, quarta lezione di analisi di rete. E ovviamente ci sono tre esempi fondamentali che permettono di capire alcuni meccanismi. La prima è quella stella, che abbiamo già più o meno capito come funziona, cioè c'è il nodo 1 che è quello centrale, gli altri non valgono sostanzialmente niente perché senza 1 la rete non esiste, perché se 1 non fosse lì non ci sarebbe nessuna connessione, quindi nemmeno la rete, perché ripeto, la rete esiste non solo perché ci sono i nodi, ma soprattutto perché ci sono le relazioni, ok? A quel punto 1 è il punto centrale, ha tutto massimo ed è il più forte di tutti, e questo è il tipo di rete con maggiore disuguaglianza di qualsiasi tipo.
Poi abbiamo un secondo tipo di rete, che è chiamata la rete lineare. No, è quella dell'esempio dei 6 gradi, no? Che abbiamo visto prima. Se io sono 1, non ce la faccio arrivare a 5 se non passo per 2, 3 e 4. Lo stesso dicasi per 5, io non posso arrivare a 1 se non passo per 4, 3 e 2. Quindi i due estremi sono svantaggiati, chi è in mezzo è più facile che raggiunga chi vuole in meno tempo. E infine abbiamo una rete di tipo circolare. Una rete di tipo circolare è quella, diciamo, più egualitaria, quella che permette a tutti di avere lo stesso potere all'interno della rete. Quindi tutti i nodi, come potete vedere, sono collegati almeno con 2 nodi. Quindi 1 è collegato con 2 e 5, 5 è collegato con 1 e 4, 3 è collegato con 2 e 4. Tutti hanno almeno 2 spunti, il che significa che tutti sono sullo stesso piano. Spero che le basi siano state più o meno prese. Adesso mi devo un attimo, vi faccio vedere un esempio, e questo è uno studio che ho presentato alla conferenza internazionale per l'umanistica digitale l'anno scorso a Bari, e che riguarda un piccolo, perché in realtà questo era il mio progetto del corso di analisi delle reti sociali, avrei voluto e vorrei davvero poterlo proseguire, ma per tempo purtroppo non posso. Sostanzialmente cosa ho fatto? Ho preso 500 documenti dal 1255 al 1266 e mi sono posto questo problema. Molti di voi sicuramente conosceranno gli episodi della battaglia di Benevento del 1266. Contesto storico rapidissimo: c'è Carlo I d'Angiò, chiamato da papa, da tanti papi in realtà, ma da Clemente IV in quel periodo, che deve scendere in Italia e sconfiggere lo scomunicato famoso sultano di Lucera, che era a quel tempo il re di Sicilia. E Carlo d'Angiò scende, entra nel regno, non si riesce a capire come, in maniera facilissima, e il giorno della battaglia, che si terrà a Benevento il 26 febbraio del 1266, quando le schiere iniziano a scontrarsi, nello scontro decisivo in cui Manfredi chiede ai suoi diciamo più stretti collaboratori, nonché i nobili del regno, chiede: andiamo nella mischia perché abbiamo ancora un'opportunità, loro invece di aiutarlo si girarono e se ne andarono. Ora, mi sono posto il problema, perché qui naturalmente si sono spesi fiumi di letteratura ovviamente sotto questo aspetto, ma mi sono chiesto: ma se facessi un'analisi di rete, no, delle comunicazioni che sono avvenute dagli anni 55 al 1266, fino al giorno prima della battaglia, potrei analizzare qualcosa? Beh, a quanto pare sembra che qualcosa sia venuto fuori, perché la rete che vedete qui è, ovviamente, i 3 nodi più grandi sono il Papa, Clemente IV, Carlo d'Angiò e Manfredi, ovviamente. Come potete immaginare, il grado, quello che dicevamo prima, no, la betweenness, è la grandezza del nodo, e come potete immaginare, Carlo d'Angiò ha un grado enorme, nonostante il Papa a quel periodo non fosse così potente. Ma il Papa, come potete vedere, attorno a sé ha una pletora di vescovi e cardinali, ovviamente. Intorno a sé Carlo d'Angiò ha tutti i nobili che con lui sono scesi, si parla di oltre 1000 cavalieri, solo di cavalieri, con lui. E poi il povero, tra virgolette, Manfredi, che ha una pletora di nobili e parenti soprattutto, in realtà, che i parenti sono quelli che poi moriranno tutti, e di nobili che lo circondano, e che poi alla fine uno cerca di andare a fare un'analisi e in maniera molto interessante viene fuori questo. Viene fuori che, ora non sto a farvi tutto il pippone, ma ci sono due cluster particolari, oltre ad avere questi due casi particolari che chi conosce la storia capirà bene perché sono casi particolari, ma ci sono questi due cluster che sono il cluster di chi tradì, che è dimostrato che tradirono perché ebbero feudi e quant'altro, e il cluster di chi o venne imprigionato e ucciso o poi ritornò a ribellarsi in seguito. E questo è molto interessante perché tira fuori una serie di cose che probabilmente almeno aiutano l'analisi, perché il problema era già stato risolto, no? Già si sapeva che c'era Tommaso d'Aquino che ricevette dei beni, si sapeva che Giordano Dagliano fu catturato, mandato in Provenza e poi morto in prigione, si sapeva. Però adesso abbiamo anche una conferma di tipo puntuale e di tipo concreto.
Ovviamente ci sono tantissime altre, c'è una branca enorme della social network analysis applicata alla storia. Ci sono anche dei gruppi che lavorano su questa cosa, se non sbaglio anche a Leeds c'è proprio un gruppo molto grande che lavora su queste cose. E questo, per esempio, un altro esempio, c'è questo, se non sbaglio, un dottorando che si chiama Ervin Fernandez Acevez. Ha fatto un bello studio sul il regno di Sicilia, sul potere del regno di Sicilia nel XII secolo. E si può andare anche oltre. Immaginate di avere a disposizione la rete delle, per esempio, la rete economica, no? Le transazioni economiche. Questo è molto bello, questo studio, soprattutto per chi è di Firenze. Vi consiglio di andarvelo a leggere. È stato fatto nel 2006 da Paget e McLean sul Rinascimento fiorentino. Come nacque poi la partnership tra famiglie. Se io ho a disposizione le transazioni economiche tra famiglie o tra persone, le genealogie, quindi padri, figli, nipoti, cugini, e l'analisi politica, quindi chi erano i podestà di quale famiglia, o per esempio che ruoli particolari ricoprivano in certe città, l'analisi diventa ancora molto, molto più interessante, perché si possono sovrapporre livelli semantici, il che è ancora più interessante e apre a tantissimi altri ambiti. E potete immaginare poi le implicazioni, no? E fuori dall'Italia, purtroppo, c'è un progetto meraviglioso che hanno fatto diversi enti, ma sostanzialmente tutti scozzesi, ovviamente anche con il King's College di Londra. Hanno iniziato, e non so da quanti anni, da diversi anni, hanno iniziato a fare questa, diciamo, hanno messo online la loro rete della Scozia medievale. Quindi non ricordo esattamente gli estremi dei dati, ma è online e voi potete andare lì, guardarvi le vostre, le loro in realtà, le loro. Se qualcuno di voi studia la Scozia medievale, lì ha tutto quello che vuole per analizzare i poteri, le misure che si possono applicare sopra rispetto a loro. Se non sbaglio, anche il database è libero accesso, quindi volendo potete scaricarvi qualche esempio e giocarci. E ancora, hanno fatto ancora di più. Loro hanno addirittura geolocalizzato gli eventi, i luoghi, le persone, ovunque, qualsiasi cosa l'hanno geolocalizzata, così l'analisi può essere fatta anche su mappa. E capite bene che l'analisi su mappa è ancora più interessante, perché tu puoi visualizzare, non è un grafo, che se non lo conosci, beh, una mappa la conoscono tutti. E anche lì capire dei meccanismi che magari non capiresti davanti a un grafo diventa poi non banale, diciamo. Ora, per giocare e iniziare a mettere mani alla social network analysis esistono infiniti tool, infiniti software. Qui ve ne lascio qualcuno, che naturalmente vi lascerò poi insieme al materiale, in cui ciascuno ha le sue potenzialità e ciascuno ha i suoi difetti. Per esempio, vi faccio un esempio: R è potentissimo, ma è difficilissimo da comprendere, perché ha un suo linguaggio, è più orientato ai matematici che agli umanisti, eccetera, eccetera. Ma ci sono tantissimi, per esempio, Open Atlas è orientato agli storici e agli umanisti. Quindi vi consiglio di andarlo a guardare, perché è un portale che già vi mette a disposizione le basi per iniziare a costruirvi la vostra rete. Quindi ci sono poi vi consiglio di guardarli tutti sostanzialmente, e poi scegliere in base alle vostre competenze e ai vostri interessi quello che più vi interessa. Per concludere su questo argomento, il vero problema dell'analisi qui, alla fine, non è poi... uno potrà pensare che possa essere la matematica, no? Avete visto le due o tre formuline, sono cose praticamente molto complesse. Se non imparo quelle non posso fare social network analysis. Non è così, non è così. Devo imparare un software? Certo, però sappiamo bene che se a seconda poi uno delle inclinazioni ci metterà un mese, ci metterà un anno, ci metterà 5 anni, ma poi software uno impara ad usarlo. Quindi neanche questo è un ostacolo enorme. E l'automazione? Cioè, mi devo scaricare più documenti possibili, mi devo capire come integrarli, devo... neanche tanto, perché basta integrarsi con qualcuno che ne sappia di automazione, e qui lo scoglio si supera. Il vero grande problema dell'analisi delle reti sociali è quello di avere la matrice che sia effettivamente rappresentativa della realtà. Cioè, io gli posso mettere 1, 5, 0, 7, Pippo, Paperino e Pluto, però devono avere un significato, devo stabilirlo prima, devo capire che cos'è che voglio rappresentare.
E questo ovviamente è tutto ed esclusivamente umano, perché è semantica, non è automazione, non è test, non è niente, è tutto completamente umano. E qui è anche la bellezza poi della rete sociale, no? E ovviamente bisogna far sì che le reti non siano biased, quindi che abbiano dei bias, degli ostacoli psicologici, chiamiamoli così. Per esempio, vi faccio l'esempio classico, no? Se io tutti i giorni mi dicono che gli immigrati commettono reati, io tendo a pensare che gli immigrati, il grosso degli immigrati commette reati. Poi vado a vedere i dati e mi dice che sono nella media di come anche li fanno gli italiani. Faccio un esempio. In più deve essere consistente, ovviamente. Deve avere un campione statisticamente rilevante, perché certo avere una rete di 5 nodi, sì, è bello, ci provo, ci gioco, ma non è statisticamente rilevante avere 5 nodi, ovviamente. Si può fare qualcosa, ma 5 nodi non sono rilevanti. La cosa più difficile è quella che non esiste un modo unico per dirti una relazione tra due persone o una relazione tra due router si rappresenta così. Non esiste, ci sono un sacco di persone, un sacco di ricercatori che hanno dato delle, come ad esempio io per esempio, ma ce ne sono tantissimi altri che hanno dato esempi su come poter costruire delle reti e come dare dei sensi alle relazioni tra nodi, ma non è sicuramente una cosa facile. Per concludere su questo, ricordate, ho detto 1 più 1 è uguale 3, e intendevo ovviamente che due nodi, quindi il nodo 1 e l'altro chiamo 1, deve essere A, B, uguale, quindi sono due nodi, 1 più 1, messi in relazione, hanno valore 3, perché da soli avrebbero valore 2, no? 1 più 1 fa 2, ma in relazione possono avere valore maggiore, ma possono tranquillamente avere anche valore minore, ben inteso, potrebbe essere anche un meno 1 quello, ma semplicemente per spiegare quello con cui ero partito. Manca mezz'ora, quindi ho giusto l'ultima parte. Qui avrei voluto anche dilungarmi molto, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono, ed è l'ultima parte, quella della divulgazione, no? Siccome ho visto che comunque di divulgatori ce ne sono, ma sono in maniera minore rispetto a tutto il resto delle e poi comunque avremo tempo domani per lavorare su gli strumenti, due parole sullo storytelling e sulla divulgazione, no? Ho messo qui un giullare che serve, no, a intrattenere, no? Sostanzialmente lo storytelling è intrattenere, narrare, e naturalmente narrare non deve essere fine a se stesso, deve essere gestito anche il narrare, no? Deve essere messo in comunicazione ed avere una strategia di narrativa, no? Bisogna dare degli spunti, bisogna gestirlo. E quindi ci sono tanti modi, tanti strumenti, anche per esempio come gestire la comunicazione sui social o la comunicazione in generale, che ne so, di un museo, di una biblioteca, ma purtroppo il tempo è tiranno e non potremmo sicuramente approfondire. Quello che però vi voglio dire è che domani avremo modo e proverò in qualche modo anche a rendervi partecipi. Il problema è che il numero non permette tantissimo. Domani andremo a costruire questa che si chiama timeline. Il timeline è molto interessante perché ci permette di dare informazioni che sono poste su una linea del tempo. Quindi l'utente può andare avanti e indietro nel tempo come meglio preferisce, quindi capire più o meno cosa succede, come è stata un'evoluzione, o ad esempio se qualcosa è ritornata, no? Il famoso la storia ritorna sempre, no? Può capire se qualcosa è effettivamente ritornata o no. Capite bene che andando avanti, magari uno addirittura parte dall'evo antico su una città, può arrivare all'epoca moderna e capire se effettivamente qualcosa è ripetuta o no nella storia. E questo è un esempio, poi io la vedo così, però ci sono tantissimi esempi, cui uno può interpretare come vuole. E invece poi la story map è, anche qui, i due strumenti domani ve li presento, chi li ha sviluppati, per adesso, siccome il tempo è finito, lasciamo a domani questa incombenza. Questa story map, sostanzialmente, questo è un esempio che prendo, che è molto bello, della Georgia Humanities, e vi consiglio stasera, se non avete niente da fare, di andarla a vedere. Loro hanno preso una cartina del Novecento, non ricordo di che anno, e praticamente l'utente può navigare nella storia grazie ai luoghi. Quindi può partire, parte dal giorno X, si muove e va nei luoghi, e noi gli raccontiamo
quello che accade durante la storia. Ed è un modo, secondo me, molto interessante per conoscere e, in quello che diciamo prima, narrare in maniera efficace una storia. Perché se io fossi stato qui adesso, con la mia telecamera, senza neanche le presentazioni, a parlare per 2 ore, secondo me dopo 5 minuti li avrei persi tutti. Quindi, questo è tutto. Diciamo che quello che vi ho presentato è ovviamente la punta di un iceberg infinito di cose che sicuramente andrebbero studiate, approfondite. Non sto qui a farvi l'elenco, è lì già, ma solo per farvi capire cosa c'è sotto. E siccome il tempo è ormai finito, io vi ringrazio e passerei la parola a Roberto e al professor Salvestrini per fare un sunto e poi passare al dibattito. Vediamo un attimo come gestirlo.